Sarà convocato in tempi brevi un tavolo tecnico con il nuovo direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, per dare risposte definitive e risolutive alle criticità che attanagliano il presidio ospedaliero Martiri del Villa Malta. È quanto deciso ieri al termine dell'audizione della 5ª Commissione Regionale Sanità. Tante le proposte emerse dal confronto, dall'accelerazione ai concorsi, la stabilizzazione del personale medico e gli operatori sanitari del comparto sanitario, l'utilizzo degli specializzanti messi a disposizione dalle università. Tra i presenti anche l'assessore regionale al turismo Corrado Matera, che ha evidenziato come il problema della sanità non sia solo afferente all'ospedale di Sarno, ma è una difficoltà che si vive a livello regionale e nazionale. Guardi, il problema della sanità è un problema nazionale, campano e quindi anche di Sarno. Per cui bisogna cercare di affrontare il problema con grande serietà. La carenza dei medici va risolta anche a livello nazionale. Io non condivido affatto il numero chiuso a medicina, così come il numero limitato alle specialistiche. Allora, questo è un primo problema che deve necessariamente essere affrontato. E questo è quello che ho posto anche oggi in commissione. Per quanto riguarda invece il problema della carenza che c'è in Campania, è una carenza importante a Sarno, ma è una carenza in tutti gli ospedali della Campania, perché purtroppo noi siamo usciti da un lungo commissariamento. Il presidente De Luca sta facendo una battaglia per avere nuove risorse, che a differenza di altre regioni, la Campania ha risorse sulla sanità limitate, ingiustificate. E poi vi è anche un altro aspetto, che la quota 100, per esempio, ha determinato uno svuotamento degli ospedali, per cui questo è un momento di grande criticità che stiamo purtroppo vivendo. E allora, se noi riusciamo a focalizzare l'attenzione in campo nazionale, chiedendo di rivedere il numero chiuso a medicina, chiediamo di potenziare le specialistiche e chiediamo di razionalizzare un po' il tutto a livello campano, e su questo si sta lavorando, cercando di avviare dei concorsi così come è stato fatto, di utilizzare anche gli specializzandi, e allora a questo punto si può davvero arrivare ad una soluzione. Il problema è la programmazione sulla quale si sta ragionando, il problema saranno gli atti aziendali, perché è chiaro che la sanità di oggi è diversa da quella di 30 anni fa. Oggi bisogna cercare di integrare gli ospedali e nello stesso tempo di creare in ogni singola realtà dei punti di eccellenza che finiscono per essere anche attrattivi.